Bella ragazzi, io sono Valerio e oggi inizia il primo vlog che faremo sull'Etna Comics. Adesso sono ancora a casa, mi vedete che sono tipo tutto bardato, c'ho anche la fotocamera, anche se non faremo tante riprese con la fotocamera, però adesso devo scendere, che dobbiamo andare, che dobbiamo partire. Quella sarebbe l'Etna. Ragazzi, siamo arrivati. Adesso tra qualche secondo saremo dentro e ci incontreremo anche con Francesco e quindi ci vediamo dopo. Vedete quanta gente c'è? Quanta gente c'è? Adesso stiamo entrando e dobbiamo andare da Francesco. Adesso vediamo se lo riusciamo a trovare. Sì, ce l'abbiamo trovato, Giorgio. Ok, ragazzi, siamo entrati. Io praticamente ho iniziato il vlog già da casa. No, io non ho fatto scendevo le scale. Perché non ho fatto niente. Allora siamo qua. Sì, è arrivato siamo ora. Entrati. Io ho fatto un giro adesso... con Giorgio che è qua. Non si vede. Giorgio, no, c'è il sole. Giorgio Porta Nazionale e c'è anche Leonardo. Ho fatto già degli acquisti per ora. No, non è vero, ne ha sì, fatto solo lui. Sì. Hai comprato un fumetto a 4 euro e lì sopra gli paga 2 euro. Io senti, dai, forza. E poi vediamo. Adesso andiamo a vedere. Noi ci vediamo tra un po'. Praticamente qui siamo circondati da manga. Dove sono gli altri? Abbiamo perso gli altri. Va bene, abbiamo perso. Va bene, però noi adesso, se voi guardate, tipo, è il tuo conferimento, gira da dietro. Ragazzi, siamo andati nel corso della strada, abbiamo visto tantissime action figure che però non siamo hanno filmato. Sabaku. Adesso stiamo sentendo Sabaku. C'è Black Sabbath. Adesso facciamo vedere gli acquisti di Leonardo. Leonardo, cosa dopo, hai comprato? Giorno, vabbè, tanto lui non si fa niente. Facciamo vedere. Allora, intanto gli hanno dato la busta della Star Comics. Ci direi che va bene. Poi ha preso questo manga che... Vabbè, verranno tutte le scritte al contrario. Ma guardate che bella sta cosa, la sta cosa. Probabilmente io mi prendo Dragon Ball e me la danno. Allora, dobbiamo incontrare Sabaku e ovviamente Giorgio pensa bene di mettersi la maglietta che ha comprato di Dark Souls. Però ovviamente non si deve spogliare, quindi non so che stia facendo. Ma no. Cosa ne pensi di questa cosa? Va bene, questa è va bene. Guarda, guarda queste volte. Mamma mia, guarda, 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 guarda. No, io prima che... Cioè, guardalo, guardalo. Ce la faccio, ce la faccio. Ragazzi, c'è Maurizio Merluzzo che sta urlando, non lo so. È mio, c'è lo vedete. Ah, ok. Sì. Praticamente dopo che abbiamo visto Sabaku, avete visto che qui c'è. Dov'è? Sì, si vede. C'è Maurizio Merluzzo. No, non viene. Sì, a due passi. Va bene. Ciccio, cosa ne pensi di già qualcosa tutto? L'abbiamo comprato e poi faremo vedere. C'è... Ragazzi, a fianco allo stand quello che ho fotografato prima c'è infinite action figure.
Ok, siamo ritornati nel punto di prima dove Francesco ha preso un action figure di Corazon. Corazon. E c'è praticamente questa cosa enorme piena di action figure, tutto, tutto molto figo. Ragazzi. Ok, siamo nello stand dei giochi da tavolo e lo potete notare perché ci sono tutte le persone sedute e i giochi da tavolo. Ci sono i tempi, stanno giocando in modo professionale. Tornei illegali di Magic. Tornei molto illegali di Magic. C'è Marco Merrini. Ok raga, abbiamo già mangiato e loro stanno giocando a scacchi a livello Duomo. Enorme qua, tutti che giocano a scacchi. Dall'altra parte ci sono quelli che giocavano a Risico. Ora andiamo. Adesso noi vorremmo giocare a un gioco di ruolo, se riusciamo a trovare posto. Quella era il cammino, cioè. Va bene. No, no, no. Ok ragazzi, noi stiamo giocando a un gioco da tavolo. Abbiamo visto molte persone, abbiamo fatto molti acquisti e poi li vediamo. C'era anche Marco Merrino, però ancora non ci siamo fatti la foto con lui. Solo da lontano, poi. Solo da lontano. Ok, adesso stiamo facendo un gioco molto più figo che si chiama tipo... White Chapel. Lettere da White Chapel. Lettere da White Chapel. Shish. Vabbè, questo qua. E me lo vuoi. Stiamo giocando ed è... È veramente... Figo! Si sentirà solo quello che ho detto io, perché poi parlate di altro. No, guarda, è figo! Guarda, questo Mr. Knight c'è il mister, non lo metto a fuoco. Vai, vai, metti. Io ci posso. Metti a fuoco! Va bene, ci vediamo dopo. Ragazzi, non c'è la luce, io me ne vado e lascio a questi tre individui a continuare a giocare, perché loro. Loro rimangono per più tempo e quindi... E poi aspettatevi un video dove ci sarò io che farò vedere quello che ho comprato e Ciccio che farà vedere quello che ha comprato lui. Lasciate un like. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video un po' strano di tutta la fiera. E basta, noi ci vediamo dopo negli altri video.